sinistra mondiale che ha dato un contributo al nostro paese e all'Europa. Noi siamo particolarmente orgogliosi di averlo qua questa sera, questo pomeriggio. Questa Sicilia, questa Gran Michele, città del sole e delle arance rosse. Le arance rosse sono la proiezione internazionale della Sicilia e Massimo D'Alema ha scelto nel suo tour siciliano di parlare, di comiziare, perché noi siamo abituati a parlare, a guardare negli occhi la gente in tutte le occasioni, in tutti i momenti, anche in questi momenti difficili, di crisi, con tanti problemi che hanno le famiglie, con tante incertezze, con tante preoccupazioni, con tante privazioni in cui vivono le famiglie siciliane. E quindi il contributo di Massimo D'Alema per noi è fondamentale e importante, perché questa parte della Sicilia è la Sicilia produttiva, la Sicilia delle arance, la Sicilia che produce, che vuole continuare a produrre e ad avere un futuro. Ecco, io credo che la presenza, il contributo, il segnale che ci darà Massimo D'Alema è importante, perché in questo momento di smarrimento che c'è nella società, ancora una volta gli elettori italiani, anche nelle elezioni scorse, le ultime, quelle amministrative, si sono rivolti ancora una volta agli uomini, ai sindaci sostenuti dal Partito Democratico per risolvere i loro problemi. Vuol dire questo che ancora una volta gli italiani, i siciliani, io mi auguro anche a Gran Michele il sostegno alla nostra lista, Gran Michele Bene Comune, il sostegno al candidato sindaco Luisa Di Geronimo sia forte e adeguato, perché c'è bisogno di un grande cambiamento. E il fatto che noi sosteniamo una donna è il senso di un grande cambiamento. E il fatto che in Sicilia si può votare anche la doppia preferenza, e merito grazie dell'impegno di Concetta Raia, è un fatto estremamente positivo per rinnovare la nostra politica. Vedi Massimo, io semplicemente non voglio rubare tempo, perché qua tutta la gente è venuta per te questa sera, però ti voglio ricordare che la nostra comunità politica, noi, questo gruppo di gente che era sempre impegnata in politica, questa sezione che è aperta dal dopoguerra, è stata sempre un punto di riferimento per tutte le battaglie di riscatto sociale. Mi ricordo le conquiste della terra, le battaglie dei braccianti, degli operai, dei lavoratori, le battaglie per l'acqua, le battaglie tante. E in questa sezione, in questa piazza, sono venuti tante diverse generazioni di classe dirigente, e ognuno di questi, siano essi dirigenti sindacali, siano essi amministratori locali, siano essi parlamentari nazionali e in ultimo parlamentare regionale come Concetta Raia, hanno sempre fatto della onestà una scelta di vita. Hanno avuto come punti di riferimento, hanno avuto sempre come punti di riferimento la giustizia sociale, la giustizia civile, comportamenti etici e trasparenti, operando sempre nella legalità. In questi anni questo territorio si è cimentato in grandi progetti, progetti di sviluppo integrato con l'Agenzia di Sviluppo Integrata, con la Fondazione per il Microcredito, con i progetti di inclusione sociale per i servizi sociali nel Calatino. Si è cimentata in tanti progetti, e in quello anche più arduo e di esempio positivo per la Sicilia, si è cimentato anche nel far diventare ricchezza un problema, quello dei rifiuti. Ci siamo impegnati in questo territorio, tutta questa generazione, i sindaci del Calatino, tutti insieme, a far diventare elemento positivo fare la raccolta differenziata, trasformarla in compost utile per l'agricoltura, valorizzare la plastica e il cartone creando occupazione e creando ricchezza. E ancora oggi ci sono progetti che la regione siciliana deve portare avanti, e lo ha fatto sempre nell'interesse generale con la massima legalità. Lo abbiamo fatto, Massimo, senza inquinare l'ambiente e senza essere inquinati dalla mafia e dal malaffare. Il tempo che verrà ci dirà perché questa comunità politica, che in Sicilia è stata la più determinata e determinante per bloccare l'affare illegale dei termovalorizzatori,
e ha dimostrato che da rifiuti si può creare ricchezza. Il tempo che verrà ci dirà, perché questa comunità politica ha dovuto pagare un prezzo troppo alto. Ecco, io credo che noi siamo orgogliosi di tutta la nostra classe dirigente, compreso Vito Di Geronimo e soprattutto Vito Di Geronimo. Noi, Massimo, vogliamo continuare a progettare, vogliamo continuare a creare sviluppo. Noi, questa città del sole, vogliamo che dal sole si trasformi ricchezza, le energie rinnovabili, creare nuova occupazione, realizzare il patto dei sindaci siciliani per creare sviluppo, per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è data sulle energie rinnovabili. E lo vogliamo continuare a fare con delle persone competenti come Raffaele Barone, che guida la nostra lista Gran Michele Bene Comune, e con Luisa Di Geronimo, candidato sindaco, con una squadra di giovani, di donne che hanno l'entusiasmo e la voglia di andare avanti. Ecco, io credo che da questo punto di vista, voglio finire con i miei ringraziamenti, Massimo, dicendoti una cosa. Vedete, noi della democrazia partecipata ne siamo fortemente convinti. Qualcuno, un giornalista sbagliando, ha detto che noi stiamo sostenendo Luisa Di Geronimo perché è il male minore. No, no. Noi sosteniamo Luisa Di Geronimo perché lo ha scelto il 25% dell'elettorato attivo di Gran Michele, cioè 2200 persone che hanno partecipato alle primarie, e alla democrazia partecipata ci si inchina e si valorizza. E per noi non è il male minore, è la soluzione migliore per cambiare Gran Michele, Luisa Di Geronimo, che sia chiaro a tutti da questo punto di vista. Ecco perché non voglio farla lunga, perché dobbiamo andare... Dobbiamo continuare, e voglio veramente, in ultimo, prima di dare la parola a Raffaele, ringraziare i tanti amici di Gran Michele, ma anche a tanti amici delle comunità, il sindaco di Mister Bianco, tanti amici che vengono da Castel di Udica, da Licodia, da Mirabella, da San Michele, per dimostrare cosa? Che noi siamo una comunità politica che c'è sempre, ci sarà sempre, sarà sempre al servizio delle nostre popolazioni. Votate i candidati della lista Gran Michele Bene Comune, votate Luisa Di Geronimo, sindaco di Gran Michele. Do la parola a Luisa. Buonasera, grazie di essere qui così numerosi. E questo vuol dire solo una cosa: per essere qua alle 5 di pomeriggio di una giornata feriale, che una presenza così importante su questo palco è molto gradita e ci riempie di orgoglio. Perché è un suggello per questa coalizione civica per lo sviluppo di Gran Michele e anche un'attestazione di stima nei miei confronti, che forse io non merito. L'onorevole D'Alema è un pezzo di storia passata, presente e futura, e suggella appunto questo patto, e la coalizione civica per lo sviluppo di Gran Michele ha i riferimenti regionali e nazionali per andare avanti. Quindi votateci, grazie. Bravo. Allora, buonasera, questa piazza è molto significativa, venite in molti ad ascoltarci, significa che questo progetto politico ha suscitato l'interesse dei cittadini di Gran Michele. E la nostra alleanza si chiama appunto Alleanza Civica per lo Sviluppo di Gran Michele. Io ho partecipato alle primarie, sono stati una grande festa di partecipazione, ha vinto Luisa Di Geronimo per 18 voti, abbiamo fatto una squadra dove la prevalenza della giunta è a femminile, ci sarò solo io e gli altri saranno giovani e donne. E io penso che questo è un segnale forte di cambiamento di questa città. La nostra città è una città moderna, è una città attiva, seppure vive una crisi enorme, perché Gran Michele vive di artigianato e di agricoltura. Un artigianato evoluto, un artigianato raffinato, però la crisi ha toccato le nostre imprese, ha toccato l'agricoltura. L'agricoltura vive una crisi importante nel nostro comprensorio. Il nostro progetto è fare di Gran Michele il punto di riferimento per rilanciare un progetto di sviluppo sia delle imprese artigianali,
agricoli, ma anche del turismo, perché negli anni passati ci siamo impegnati perché il Calatino rientrasse nella Val di Noto, perché Caltagirone e Militello sono stati riconosciuti patrimonio dell'umanità. E quindi noi dobbiamo sviluppare l'artigianato con le imprese artigianali, l'agricoltura con gli agricoltori, dobbiamo inventarci, dobbiamo sostenere il turismo abbinato a queste attività produttive. E questo lo dobbiamo fare a partire dalla nostra città. Noi abbiamo detto un patto con le imprese, abbiamo detto un patto con le famiglie, perché dobbiamo includere le fasce più svantaggiate, dobbiamo fare una politica per gli anziani, per i minori, per i disabili, un patto con le famiglie abbiamo detto. E poi, e ci sono qui tanti amministratori del comprensorio, dobbiamo ripartire con un patto fra i comuni, dobbiamo ripartire con i comuni per fare le infrastrutture, i servizi, essere in rete nel nostro comprensorio, essere in rete con la regione. E noi, caro Massimo, aspettiamo che la politica nazionale ed europea cambi, perché ci sia una politica espansiva, perché ci sia una politica per lo sviluppo. E ho visto che ci sono stati i primi segnali di innovazione rispetto a questo tema. Quando partirà, quando l'Unione Europea modificherà il suo assetto di investimenti, noi dobbiamo essere pronti con i nostri progetti. E noi i nostri progetti li abbiamo presentati in questa piazza, noi in questa campagna elettorale abbiamo presentato idee e progetti. E Luisa Di Geronimo ha detto: questi sono i nostri obiettivi che dobbiamo realizzare. Io finisco dicendovi: votate le nostre liste, votate Luisa Di Geronimo. Il nostro popolo, i nostri popoli si sono uniti. Questo è un progetto coraggioso che guarda in avanti, che guarda la città di Gran Michele, che guarda ogni famiglia, ogni cittadino e che guarda il nostro comprensorio. E in questo senso passo la parola a Massimo D'Alema, che ringrazio personalmente per essere qui. Sei in minoranza, Massimo. Le donne ormai comandano più o meno, non è vero, è semplicemente una battuta la mia. Comunque era solamente un saluto e un grazie a Massimo D'Alema per essere qui questo pomeriggio a sostenere la nostra candidata Luisa Di Geronimo, sindaco di Gran Michele, la nostra coalizione, la nostra lista Bene Comune. Si riparte da qui, si riparte dal fatto che noi il 9 e il 10 di giugno vogliamo vincere questa competizione elettorale per un nuovo rinnovamento, per un nuovo cambiamento, e perché noi pensiamo che il vero sviluppo, che il vero cambiamento parte dal territorio, parte dai comuni, parte dal fatto che ci devono essere nuove iniziative, nuove idee, perché solamente così ci può essere nella nostra regione e poi nel paese più complessivamente un cambiamento. Raffaele diceva una cosa importante, così come lo diceva Luisa: noi metteremo il massimo del nostro impegno qui a Gran Michele, perché Gran Michele è abituata a fare degli ottimi progetti non solo per Gran Michele ma anche per il Calatino. Ma noi abbiamo bisogno che ci sia una politica nazionale e una politica europea che guardi con più attenzione alla nostra regione, che guardi con più attenzione ai tanti giovani disoccupati, alle centinaia di persone disoccupate che perdono il lavoro, che non l'hanno mai avuto un lavoro, ai tanti che qui vogliono continuare a stare ma che purtroppo, costretti da una crisi forte e pesante, stanno andando via. Questa è una cittadina produttiva dove ci sono tante imprese, dove ci sono tante ditte, dove ci sono tanti imprenditori che hanno fatto sempre una città bella, che hanno raccolto attorno a sé iniziative importanti. Ma abbiamo bisogno che ci sia veramente un'attenzione particolare, che riparta la macchina delle infrastrutture, che riparta la macchina degli interventi pubblici, perché solo così possiamo frenare questa crisi profonda che attanaglia le tante famiglie a Gran Michele,
nella nostra provincia e nella nostra regione. Questo è quello che noi vogliamo fare, questo è quello che noi vogliamo portare avanti, partendo da Gran Michele, partendo dai comuni del Calatino, ma più in generale dai comuni della provincia di Catania. Noi siamo convinti di vincere. Siamo convinti di vincere qui a Gran Michele con Luisa Di Geronimo e siamo convinti di vincere nella nostra provincia con tanti comuni che vanno al voto. E allora questa è la nostra sfida ed è una sfida importante ed è una sfida per il cambiamento ed è una sfida per il rinnovamento. A voi noi chiediamo una mano, a voi noi chiediamo di darci un sostegno votando Luisa Di Geronimo, votando la nostra lista Gran Michele, bene comune. Grazie e a Massimo D'Alema la parola. Siamo sicuri. Bene questa altezza? Sì, va benissimo. Buonasera, grazie per la vostra presenza in un orario che è certamente infelice per... Ma come succede in questi casi, l'oratore è chiamato ad altri impegni e quindi accade che il giro dei comizi... Una volta riuscivo a farne fino a 6 o 7, adesso devo dire la verità, come è naturale che sia, diciamo, il numero si è ridotto, ma comunque rimane sempre un numero tale per cui bisogna cominciare abbastanza presto nel corso del pomeriggio. Non è la prima volta che mi capita di parlare in questa piazza e arrivandoci ho ricordato un comizio di tanti anni fa. Durante una campagna elettorale per le elezioni politiche, credo, ma avevo promesso a un compagno che sarei venuto qui e l'ho ritrovato, naturalmente, come succede in questi casi, sia pure dopo molti anni. Mi fa piacere partecipare a questa campagna elettorale siciliana, cominciando qui in questa vostra città, in questa parte della Sicilia che, come è stato ricordato, ha un'antica tradizione di civiltà, di lavoro, di lotte dei lavoratori e che si trova a vivere uno dei momenti più difficili della nostra storia. E a me non piace dire le cose che non sono vere. Bisogna cominciare questa campagna elettorale guardandosi negli occhi e dicendoci la verità. La verità è che il Paese è ancora dentro una crisi drammatica, carica di incertezze. Ha detto il capo della CGIL, una grande leader sindacale, che ci vorranno almeno 13 anni per tornare a produrre la stessa ricchezza che l'Italia produceva nel 2007. Pensate a quanto drammatica è stata la caduta nel corso di questi anni e nel Mezzogiorno la caduta è stata ancora più grave rispetto a quello che è accaduto nel resto del Paese. C'è una strada dura e difficile da percorrere e c'è bisogno della forza, del coraggio di una nuova classe dirigente. Anche per questo mi fa piacere essere qui a sostenere una coalizione nuova, una candidatura nuova. La presenza delle donne nella vita politica è un segno forte di novità, di vitalità, di speranza. Bisognerà risalire la china, bisognerà riguadagnare la fiducia
la partecipazione e la speranza dei cittadini. Voi avete visto nel primo turno delle elezioni amministrative che certamente sono state per noi e per il centrosinistra un grande successo, e io credo che questo successo, mi riferisco al continente, diciamo, questo successo si completerà nel voto di ballottaggio. La Sicilia partirà, diciamo, un po' dopo, ma non credo che la tendenza sarà diversa. Credo che il centrosinistra tornerà al governo della città di Roma, e penso che il ballottaggio, grosso modo i ballottaggi, dopo aver già vinto al primo turno in ben 5 comuni capoluogo, 6, io penso che nel ballottaggio noi possiamo vincere pressoché ovunque. E tuttavia, anche se questo è un fatto importante che dimostra la vitalità del centrosinistra e la capacità del centrosinistra di promuovere una classe dirigente locale credibile, radicata, espressione della volontà dei cittadini, io credo che il Partito Democratico oramai esprima in Italia circa il 60% dei sindaci, e tuttavia quel risultato ci ha lasciato in bocca l'amarezza, perché una grande forza politica non può accontentarsi del fatto di vincere le elezioni, deve anche saper vedere l'altra faccia della realtà, la caduta della partecipazione, segno di sfiducia. Certo, chi non vota non conta, e tuttavia per una politica democratica che voglia guardare in profondità la realtà del paese, chi non vota conta, nel senso che segnala un malessere profondo, un distacco dalle istituzioni, una caduta di fiducia e di speranza di cui certamente la politica seria non può non tenere conto. Quindi certo, noi vogliamo vincere e vinceremo largamente, ma non basta. Noi abbiamo un obiettivo più ambizioso, che è quello di restituire fiducia, speranza, prospettiva, futuro al paese. Il che richiede tempo, il che richiede non soltanto una battaglia contro il nulla dell'antipolitica, del qualunquismo. Noi abbiamo visto i primi segni di delusione in quegli elettori che avevano pensato, c'è sempre qualcuno che pensa di votare per qualcun altro che è più rivoluzionario di te, no? Quello che veramente cambierà le cose. Il risultato di quel voto è stato il nulla. Conosco io persone che hanno detto: non ne possiamo più di Berlusconi e votiamo Grillo, così lo sistemiamo. Il risultato è che Grillo, rifiutandosi all'impegno politico e di governo, ha riportato Berlusconi al governo. Il paradosso. Il paradosso di questa grande rivoluzione ha reso inevitabile, lo dico, certo è stata una scelta difficile ed è una condizione molto dolorosa, badate. Io non invidio quei nostri amici e compagni che si trovano in un governo per noi così difficile. Non c'era un'alternativa. Siamo stati lasciati in una condizione senza alternative. Perché chi avrebbe dovuto prendersi le proprie responsabilità, perché chi chiede il voto ai cittadini per governare ha il dovere di prendersi le proprie responsabilità, chi avrebbe dovuto farlo ha rifiutato di farlo. E ora noi assistiamo ad una crisi di quel movimento, perché vedete, tante persone hanno votato in quella direzione, la Sicilia ha fatto da battistrada, chiedendo due cose giuste.
Primo, una politica più democratica. Persone stanche dei vecchi partiti, delle oligarchie, delle burocrazie, che hanno cercato nella rete una forma più diretta di partecipazione, per contare di più. Secondo, chiedendo il cambiamento. Beh, chiedevano democrazia e si sono imbattuti in un partito zarista, dove comanda uno solo e al massimo chiede consiglio al suo Rasputin, quello che si può... sono trovati di fronte ad una struttura autoritaria. Chiedevano il cambiamento e hanno trovato invece una forza politica che non è stata in grado di mettere in campo la responsabilità del cambiamento. Ora, a questo governo che non volevamo, a questo governo di emergenza, a questo governo che non aveva alternative, perché tornare a votare con la stessa legge avrebbe prodotto la stessa situazione, noi chiediamo due cose e gli chiediamo di farle anche abbastanza in fretta, perché io credo che si debba tornare a quella logica dell'alternanza e del bipolarismo che sono la forza della democrazia, e che questa esperienza straordinaria debba durare il tempo limitato necessario per una riforma della politica, a cominciare dal cambiamento della legge elettorale, a cominciare da un meccanismo trasparente di finanziamento dei partiti che metta nelle mani dei cittadini la possibilità di decidere se finanziare un partito, come farlo e quale partito finanziare, con meccanismi di controllo e di trasparenza, una riduzione del numero dei parlamentari, una semplificazione. Si discute dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, discutiamone, non è un tabù. Ma cerchiamo di vedere i pro e i contro di questa riforma, perché un Presidente della Repubblica eletto è il capo di una parte, diventa il capo di un partito. Il Presidente della Repubblica, espressione di una larga maggioranza parlamentare, è al di sopra delle parti. E avere avuto in questi anni presidenti al di sopra delle parti è stato un bene per il Paese. Se non avessimo avuto uomini come Ciampi, come Napolitano, io non so dove sarebbe finito questo Paese. E discutiamone con serenità, cercando di vedere se il capo dello Stato deve diventare il capo di una parte politica. Allora vediamo di rafforzare altri poteri di garanzia come la Corte Costituzionale, perché un paese complicato e conflittuale come l'Italia ha bisogno che ci sia anche l'arbitro. Non bastano le squadre in campo, ci vuole anche un arbitro. Altrimenti il rischio è che la politica finisca in una zuffa. Ma non abbiamo tabù, vogliamo cambiare, vogliamo una democrazia più efficace, più moderna, ma accanto a questo compito, l'altro compito, per molti aspetti quello davvero prioritario, è il lavoro. Cioè la capacità di questo governo di rimettere in movimento l'economia e di tornare a promuovere il lavoro. Vedete, quando noi siamo stati al governo, noi ci inventammo, io penso che tanta parte del Mezzogiorno se lo ricorda ancora, una politica per il lavoro nel Mezzogiorno. Penso all'efficacia che ebbe il credito d'imposta per i nuovi assunti, a quanto lavoro
produsse buon lavoro, perché il credito dell'imposta era per contratti di lavoro a tempo indeterminato, facendo anche emergere il nero. Penso ai patti territoriali, penso ai contratti d'area, penso all'ultima stagione in cui con il centrosinistra ci fu una politica per il Mezzogiorno, prima che comandassero Berlusconi e Bossi e cancellassero il Sud dall'agenda politica e di governo del Paese. Ebbene, io dico al governo Letta, dovete ripartire da lì. Ho visto che adesso anche Alfano lo dice, benissimo. Defiscalizzazione delle nuove assunzioni. Quella è la vera priorità. Sulle case di lusso, l'IMU si potrebbe lasciare, ma un imprenditore che assume un giovane dovrebbe essere premiato dallo Stato, consentendogli per 3, 4, 5 anni di defalcarsi dalle tasse una parte degli oneri, come facemmo noi. Ecco, queste sono le priorità: il lavoro e una riforma seria della politica e una nuova legge elettorale. E il lavoro, è stato detto, io sono d'accordo, promuovere il lavoro significa anche spingere per un grande cambiamento delle politiche europee. Di austerità si muore, di tagli si muore. L'Europa deve mettere in campo investimenti, risorse, innovazione, investimenti nelle nuove energie, nell'economia verde, nelle nuove tecnologie. A Enrico Letta io dico, l'ho detto, al prossimo Consiglio europeo, come minimo, l'Italia che esce dalla procedura di infrazione, l'Italia che torna in regola, l'Italia che ha messo i conti a posto con tanti sacrifici, come minimo deve chiedere che il cofinanziamento nazionale dei fondi europei possa essere fatto in deroga al patto di stabilità, per consentire di mettere in movimento 30 miliardi di euro per il Mezzogiorno d'Italia, perché questa è la dimensione, non è la soluzione di tutti i mali, ma certamente è e può essere il volano per tornare a lavorare, per tornare a investire sulle infrastrutture. Pensiamo a quanto è drammatico il tema infrastrutturale del Mezzogiorno, in Sicilia. Lo dico, io sono molto contento che finalmente apre l'aeroporto di Comiso. È stata una battaglia alla quale ho partecipato anch'io, e contro mille resistenze, perché vedete, quando io ero presidente del Consiglio e dovemmo ospitare in Italia alcune decine di migliaia di profughi che fuggivano dai Balcani in guerra, io chiesi a Comiso di trasformare quella che era una base militare in parte dismessa in un villaggio per accogliere le persone che dalla guerra scappavano, e Comiso con grande generosità li accolse. Fu una grande operazione umanitaria fatta nel cuore della Sicilia, e in cambio dicemmo: questa base di guerra deve diventare un'opportunità di pace. Attiviamo un grande aeroporto civile e commerciale al servizio di un'area produttiva, di un'agricoltura moderna. Lo facemmo, il primo finanziamento lo feci io, poi per molti anni è rimasto bloccato dalla burocrazia e dalla cattiva volontà dei governi. Adesso quell'aeroporto funzionerà. Io vorrei che nel Mezzogiorno ci fossero tante operazioni di questo tipo. Lasciatemi dire che mi ha anche fatto un grande piacere personale
che quell'aeroporto sia stato intitolato alla memoria di Pio La Torre, cioè di chi contro i missili a Comiso, per la pace, ed anche comprendendo, come egli comprese allora, che la base militare di Comiso poteva diventare non solo un pericolo per la Sicilia, ma anche una grande opportunità per la mafia, per due ragioni. Lui si mise alla testa di un grande movimento popolare, e ricordarlo intitolando a lui quell'aeroporto di pace al servizio dello sviluppo economico, del turismo, io credo che sia stata una scelta molto bella. Ecco, noi vogliamo ripartire così, sapendo che è un cammino faticoso, che comporta un impegno oggi nell'emergenza, e superata l'emergenza, ho visto che il presidente Napolitano ha fissato il termine dell'emergenza, 18 mesi, dopo io credo si tornerà a votare con nuove regole, e noi ci sforzeremo di mettere in campo un centrosinistra in grado di dare continuità, stabilità, forza al governo del paese, cominciando da oggi a rimettere radici nella società italiana, ripartendo dalla realtà, ripartendo dal basso, perché è lì che la politica deve rimettere radici e riguadagnare credibilità. E lavorando insieme, chi avrà le responsabilità oggi, ovviamente, del governo delle nostre città, i governi delle regioni e il governo nazionale. Io sono mai fra quelli che danno buoni consigli, diciamo, come dice una vecchia canzone, non potendo più dare cattivi esempi, con buoni consigli. Presiedo istituzioni culturali, cerco di rappresento, diciamo, nel contesto della sinistra europea. Io sono in una curiosa situazione, perché molti mi chiedono conto delle decisioni. Io non sono un dirigente del Partito Democratico, per la verità, diciamo. Sono un dirigente del Partito Socialista Europeo, questo sì, uno dei miei dirigenti più importanti del Partito Socialista Europeo. Ma sono un militante del Partito Democratico, diciamo, ma non ho nessuna responsabilità esecutiva particolare, diciamo. Ho visto, mi hanno scritto una lettera di rimprovero per come si è votato in Parlamento sulla mozione di Giachetti, eccetera. Io non sono più parlamentare, però i rimproveri mi arrivano sempre, diciamo. E devo dire sinceramente che secondo me la mozione di Giachetti era anche una cosa simpatica e giusta, ma tuttavia mi hanno rimproverato a me per il fatto che non è stata votata. Ma non fa niente. Cosa volete? La storia comporta anche dei prezzi, no? Ma tuttavia, pure in questo ruolo, io mi sento partecipe, innanzitutto oggi, di un grande progetto europeo, di una sinistra europea che deve prendere nelle sue mani l'unità politica dell'Europa e il cambiamento profondo delle politiche europee, e poi di un grande progetto nazionale. E poi una cosa in più, voglio dire, io mi sento quello che sono sempre stato durante tutta la mia vita, un uomo politico del Mezzogiorno, che ritiene che il Mezzogiorno debba tornare a contare di più nella vita politica italiana. E allora ecco, è con questo spirito che sono qui a fianco di chi conduce questa battaglia civile, nella speranza, vedete, il bello della democrazia, il bello delle primarie, diciamo, delle primarie dove vanno le persone in carne ed ossa, non delle primarie che si fanno. Io ho un grande rispetto per internet, no? E sono amico di Stefano Rodotà, però via internet Stefano Rodotà è stato eletto Presidente della Repubblica da 14.000 persone,
Invece, coi gazebo in carne ed ossa, Bersani fu indicato candidato da 1.700.000 persone. Allora, insomma, tutto sommato, con tutto il rispetto per internet, anche i gazebo hanno la loro nobiltà. Anche perché, vedete, la differenza tra internet e i gazebo è che internet, se schiaccia un bottone, funziona. I gazebo ci vuole qualcuno che li mette su. Persone vere, carne, ossa, sangue, passione, tempo dedicato alla politica, cittadini che si mettono al servizio della comunità. Io continuo a credere in questa politica, ad una politica democratica che coinvolge i cittadini, alle primarie in cui qualcuno vince e qualcuno arriva dopo, ma poi sono fianco a fianco nella stessa battaglia, sullo stesso palco, e insieme si cerca di vincere la vera sfida, che è quella che comincia, ovviamente è chiaro, bisogna vincere le elezioni, ma la vera grande sfida comincia il giorno dopo, quando bisogna andare lì al servizio dei cittadini. Tanti pensano che sia un enorme privilegio, certo, cioè, è un orgoglio, ma sarà soprattutto una grande fatica, perché il Palazzo Comunale è il luogo dove innanzitutto si rivolge il bisogno e la sofferenza della gente, di quelli che non hanno un lavoro, di quelli che non sanno come arrivare alla fine del mese, e il sindaco spesso non ha i mezzi e non è neppure nei suoi poteri aiutarli. E tuttavia il sindaco avrà il dovere di ascoltarli, di aiutarli, di consigliarli, di stare con loro e di cercare insieme a tutta la comunità di affrontare questa sfida e di vincerla. E quindi ci sono ancora diverse giornate di lavoro per convincere, per dare fiducia a quelli che dicono: ma tanto sono tutti uguali, me ne sto a casa. E in questo modo in generale danno una mano ai peggiori, diciamo. Questo è, purtroppo, dice così l'esperienza. C'è ancora molto da fare. A tutti voi il mio augurio più affettuoso, cara sindaca, buon lavoro a tutti voi. Impegnatevi con grande energia fino all'ultimo secondo, e che Gran Michele possa crescere, possa essere ciò che merita, una città nella quale trasparenza, efficacia delle istituzioni, dignità del lavoro, passione e partecipazione dei cittadini siano all'altezza di una grande tradizione. Come diceva un vecchio, diciamo, di quelli che però quando io ero giovane si ascoltavano, che concludeva i suoi discorsi dicendo: al lavoro e alla lotta. Ecco, il lavoro e la lotta di questi giorni è conquistare i voti, e dopo sarà quello di governare per migliorare la vita delle persone. Grazie. Grazie veramente. Potete riascoltare questo comizio sul blog Raffaele Barone WordPress. Grazie a tutti, buonasera. Vai.